Buon salve ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Megalo Maios e vi do il benvenuto in questo nuovo video di Sboosting. Settimana scorsa è uscita la nuova espansione di Magic the Gathering, la nuova Innistrad Midnight Hunt, caccia di mezzanotte, e quindi non poteva mancare il mio unboxing. Per questo video, a differenza delle altre volte, ho scelto di aprire un set booster box invece del solito draft booster box. Box in inglese, come al solito, fornito gentilmente dai ragazzi di Buy with Confidence. Questa nuova espansione introduce all'interno del gioco nuove meccaniche, quindi durante l'unboxing, oltre a vedere le nuove carte, andrò anche a spiegare queste nuove meccaniche. Quindi bando alle ciance e andiamo a sbucciare. E come dicevo, per questo unboxing ho scelto un set booster box invece che il solito draft booster. Per svariati motivi, innanzitutto contiene 30 bustine invece che 36 del box classico, però all'interno delle bustine ci può essere la possibilità di trovare più rare, fino a 4 rare addirittura, cioè una rara garantita, rara mitica garantita. In più ci sono altri 3 slot che possono contenere sia una comune, una non comune, una rara, una rara mitica. Quindi ci sarebbe la possibilità di trovare fino a 4 rare nella stessa bustina. In più ha l'art davanti, che ci interessa poco. Quindi andiamo a vedere la prima bustina con le nuove terre full art, bianco e nero. Questa edizione basata sull'horror, sui lupi mannari, è un po' questo tema qua. Vediamo un po' le carte. Ecco, in più in queste bustine ci sono sempre garantite delle showcase e delle art alternative come questa. Ecco, inoltre, come dicevamo, ci sono le meccaniche nuove del giorno e della notte, quindi le carte fronte retro, giorno e notte, che non hanno delle abilità che innescate fanno diventare giorno o fanno diventare notte, ma ogni qualvolta diventa giorno, ogni qualvolta diventa notte, tutte le carte si trasformano in giorno o in notte. E poi andremo anche a vedere perché. Ecco qua, abbiamo anche una carta dal Commander Deck, quindi in queste bustine, oltre ad avere più possibilità di trovare delle rare, abbiamo anche la possibilità di trovare anche le carte del Commander. E troviamo subito una foil. E in più anche le carte della list, the list, che sarebbe una lista di carte storiche, iconiche di Magic, che vengono ristampate con il loro simbolo di edizione, come avevamo già visto anche in passato, e un simbolino qui che indica che è stata una ristampa. Abbiamo come rara Malevolent Eremit, che anche lui è giorno e notte. Andiamo avanti con la seconda bustina e nel frattempo vi spiego il giorno e la notte. Quando una carta giorno o notte entra sul campo di battaglia è giorno. Se un giocatore durante il suo turno non ha lanciato nemmeno una magia, diventa notte e quindi tutti i permanenti giorno e notte si trasformano in notte. Mentre se durante il proprio turno un giocatore ha giocato almeno due magie, tutti i permanenti si trasformano ancora di nuovo in giorno. Vedete che ci sono parecchie carte giorno e notte, queste comuni non le vado neanche a vedere. La rara, una terra doppia, verde e bianca, entra sul campo di battaglia stappata, fin tanto che controlli almeno altre due terre, quindi come terza terra entrerebbe stappata. Abbiamo un'altra foil comune, andiamo avanti quindi con la terza bustina. Abbiamo sempre l'art davanti, la terra full art, skip the common, uncommon, field the ruin, che comunque non è male, altre due art alternative giorno e notte, rara Thinking Needle, ristampa, quindi non male anche questa. E andiamo avanti, altra bustina, altra art foil, una bella pianura foil, questa una bella art, una bella common, uncommon, abbiamo il giorno e la notte, un'altra art alternativa,
Giorno e notte. E la rara Bloodline Culling. E una foil uncommon giorno e notte. Quindi, se non sbaglio, mi sembra di aver capito che ci sia una foil per ogni bustino. Quindi è garantita anche la foil. Questo non me lo ricordavo. L'art, la terra full art, skip the common, uncommon. Giorno e notte, è una mitica oltre alla foil garantita, quindi la mitica Consuming Blood, quindi la prima mitica. La sua forza è pari al numero di tipi di carte nel tuo cimitero e la sua costituzione è pari al numero di tipi di carte nel tuo cimitero più 1. All'inizio della tua sottofase finale crea una pedina che praticamente è una copia, è uguale a lei. Carina, costo 5, 2 verdi. Andiamo avanti. Con l'art del lupo mannaro. Skip the common, uncommon, ci interessano fino a un certo punto. Quindi abbiamo un'altra rara del Commander Deck. Hallowed Respire come rara della bustina e una foil comune. Andiamo avanti. In questa edizione ci sono ben poche carte che spero di trovare, diciamo carte che vale la pena sbustare. Sarà difficile trovarle in questo box. Ecco qua un altro giorno e notte con l'altra alternativa. Abbiamo l'altra rara, giorno e notte. Curse of Lichens e Rotten Reunion foil. Allora andiamo avanti. Quindi abbiamo trovato solo una carta della lista. Spero di trovarne qualcuna in più, perché ci sono nella lista delle carte veramente carine. Altre art alternative. Guardate questa art, questa è veramente splatter. Bella, mi piace. La rara Augur of Autumn e una foil art alternativa uncommon, che non è male. Andiamo avanti. Quindi dicevo, set booster, sono dentro meno bustine, però ci sono anche meno comuni poi da smaltire. Meno bustine, infatti siamo praticamente già un terzo. Guardate queste qua, altre alternative. Burn down the house, bruciare la casa, come rara, una foil e abbiamo Sweet Booth Booster, the list da Master 25. Allora andiamo avanti. Con questa siamo a un terzo del box. Un bel lupetto. Skip the common, uncommon. Vedete quante uncommon ci sono nelle bustine, perché ce ne sono di più che le normali. Broken Counterpart come rara e una foil comune che ci interessa poco. Andiamo alla seconda fila di bustine. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di veramente carino. Uncommon, alternative, Course of Shaker Fate rara e una Brutal Qatar rara foil art alternativa giorno e notte. Carina, carina. E ho visto anche come The List Mirrorpool mitica da Zendikar. Va bene, ci sta. Avanti con l'altra buccia, una foresta foil. Queste qua potrebbero entrare in qualche mio mazzo, sono carine come terra. Le altre alternative, Tovolar Die Overlord, giorno e notte, rara e una foil comunissima. Andiamo avanti. Art che non capa, è Grisenbrand, ottimo. Non la capivo all'inizio. Va bene, guardiamo un po' le uncommon. E un Vren and 7. Due carte c'erano da trovare in questo set. E la prima era Vren and 7, mitica Planeswalker. E la andiamo anche a leggere, perché so che volevo trovarla, ma non so cosa faccia. Quindi, Planeswalker leggendario Vren, rivela le prime 4 carte del tuo grimorio. Metti tutte le carte terra rivelate in questo modo nella tua mano e il resto nel tuo
cimitero, costo zero. Puoi metti qualsiasi numero di carte terra dalla tua mano sul campo di battaglia tappate, col meno 3 crea un pedina creatura verde trifolk con raggiungere, e anche questa creatura la sua forza e costituzione sono uguali alle terre che controlli. Beh, direi non male. Col meno 8 riprendi in mano tutti i permanenti dal tuo cimitero e ricevi un emblema che dice che tu non hai un massimo di carte nella tua mano. Quindi, beh, ottimo, questa era la carta da trovare, l'abbiamo trovata, la lasciamo lì, e quindi la foil comune art alternativa ce ne sbatte la cippa, andiamo avanti, basta, mi basta aver trovato Running 7 e boom, basta, quindi le altre non le guardo neanche più, dai, basta, skippiamo tutto, fine video. No, non è vero. Oh, un'altra mitica, Wilter the Red Claver, Willet the Rot Claver. Prova tu, bella lì. Mai vista, mai sentita, non so cosa faccia, non mi interessa. La maschera di Grisenbald invece mi piace, è un equipaggiamento che avevo già visto, e abbiamo anche una foil comune, va bene. Allora adesso andiamo a vedere se troviamo ancora qualcosa di carino nelle ultime carte. Intanto qui una art con la firma, non so a chi interessano. No, dicevo appunto, andiamo a vedere se troviamo qualcosa di carino ancora nelle ultime carte, in fondo quelle delle list. Come rara, Triskaiden Kapil, con la mia solita bellissima pronuncia, e una bellissima foil rara, attenzione, attenzione, non è giorno e notte, Siphon Insignia, istantaneo, troppo lungo da leggere, non ho voglia, me lo leggerò per fatti miei. Allora andiamo avanti, intanto lì sotto c'è sempre il nostro bel Ryan 7 che ci saluta, altra art che ce ne frega poco. Leon Common, Rear Bridge Tracker, come rara, Uncommon Foil, comunque ogni bustina una foil, quindi già tanto di guadagnato rispetto al draft. Ho meno bustine da aprire, Evolving Wheels, meno bustine da aprire, dicevo, meno comuni da smaltire, video più snello. Slaughter Specialist, come rara, una bella foil giorno e notte. E dalla The List, Herald Horn, da un qualche set di Commander che ora non mi ricordo. Uncommon, va bene lo stesso. Avanti, una art, anche questa, un teschio, fantasma, va bene. Common, poche, Uncommon, il giusto. Art alternative, Storm the Festival, interessante, un'altra foil comune, e avanti che stiamo andando a finire la seconda fila di bustine di questo set booster box. Quindi prendiamo le art alternative e troviamo anche una rara, Satyr the Vampire Fang, non è giorno e notte, non so perché l'ho girata. Brutal Qatar, invece questa è giorno e notte. E la foil comune, va bene, ultima bustina della seconda fila, art che vabbè, Uncommon, Faithful Absence, come rara, e una bella foil e basta, non abbiamo la The List. Andiamo invece a iniziare la terza fila di bustine con una bella montagna foil. Le Uncommon, lupi mannari come se piovesse, una bella mitica, il grande Grisenbrand, Lord of the Forsaken, volare, travolgere, costa 6, di cui 2 neri, un 6-6, pagando un nero sacrifica un'altra creatura e un giocatore bersaglio macina 3 carte, pagando una vita aggiungi un mana incolore alla tua riserva di mana, e puoi giocare questo mana solo per lanciare magie del tuo cimitero. Va bene, ma carina questa però, eh? Una bella foil fungo, giorno e notte non comune, e abbiamo
Belfry Spirit come The List. Andiamo con la seconda bustina della terza fila, con l'art di questo spadaccino fantastico. Skip the common, uncommon, interessa poco. Adeline, Resplendent Qatar. E poi abbiamo anche la foil e poi abbiamo anche un segnalino che ci interessa zero. Dai, avanti con l'altra bustina. Un arto incomprensibile. Questo è inquietante, eh. Oh, cosa ho visto? Cosa ho visto? Chi è? Arlin? È lei o non è lei? Certo che lei! Anche borderless, ragazzi. Allora, Arlin, mitica, giorno e notte, ok? Quindi si trasforma. E allora la descriviamo anche. Costa 4, di cui uno rosso e uno verde, entra con 4 segnalini di fedeltà, naturalmente questa è la versione giorno. Col più 1 fino alla fine del turno tu puoi lanciare le magie creatura come se avessero flash, e ogni creatura che controlli entra sul campo di battaglia con un segnalino più 1 additivo. Incredibile. Col meno 3 crei 2 pedine lupo verdi 2-2, mentre andiamo a vedere il retro, quindi quando diventa notte Arlin diventa Arlin the Moon Fury, quindi la furia della luna se non sbaglio. Col più 2 aggiungi un rosso e un verde. Con 0 Arlin diventa una 5-5 lupo mannaro con travolgere indistruttibile e rapidità. Meglio di così non so cosa dire. Beh, fortissimo, cioè due carte atomiche in questa espansione, ragazzi. Mentre come rara non ce ne frega un cacchio, perché ormai abbiamo trovato tutto l'impossibile. Vabbè, Hallowed Respire, ok, non la aggiungiamo neanche. E la comune foil, proprio la lasciamo lì. E andiamo avanti, anzi vediamo anche le carte giorno e notte, perché per giocare quel giorno e la notte ci sono questi token, diciamo, quando è giorno almeno ci si ricorda, metti giù così, quando diventa notte, notte, eccetera eccetera. Allora andiamo avanti con questa art con due lupi mannari che si fanno la bua a vicenda. Bella questa immagine. Ok, skip the common e the common, light up the night come rara e come poi una comunissima. Va bene, lasciamo lì in sottofondo le nostre chicche trovate in questo box. La art, una bella, bella montagna foil che non fa mai male. Ok, le uncommon, uncommon anche come art alternativa. Course of the Leeches, che mi sembra che l'avevamo già trovato prima. Ok, quindi due rare uguali nello stesso box. Abbiamo una uncommon foil e da The List abbiamo Gatekeeper of Malaric da la prima Zendikar. Andiamo avanti, quindi con questo abbiamo ancora 5 bustine e poi abbiamo finito il nostro bellissimo box. Dico bellissimo perché, cioè, quindi così, cosa vogliamo, ragazzi? Ok, Falkenrat Pit Fighter e oh, una bella rara foil giorno e notte. Reckless Storm Seeker. Va bene, direi che la scelta del set booster box è stata azzeccata a questo giro. Ok, vediamo le uncommon e una terra rara che vabbè è sempre la solita che entra stappata se controlliamo almeno altre due terre. E va bene, la foil comune e che va bene anche lei, tanto che ci vuoi fa. Altra art, frega niente. Uncommon carina, però così, così è carina. Le terre che entrano stappate se ne controlli almeno altre due, però borderless, dai, non male, non male. E abbiamo anche la mitica, quindi questa bustina non male. Enduring Angel, che a costo 5 ti dà hexproof addirittura. Va bene, sia che sia giorno sia che sia notte. E la foil è una comune. Ok, dai, penultima bustina con questa art che è veramente inutilissima. Skip the common e the uncommon. Oh, ha un'altra rara art alternativa con lifelink. Dennick, ciao Dennick, passiamo oltre. Patriarch Geist
e una foil art alternativa, e in più abbiamo anche una comune delist. Potevamo trovare di meglio, ma vabbè, ci accontentiamo. Ultima, ragazzi, incrociamo le dita, se troviamo la bomba. In realtà l'abbiamo già trovata. Uncommon via, però un'altra mitica, dai, costo 2, una 3-1, Intrepid Adversari, una creatura con legame vitale, quando entra sul campo di battaglia puoi pagare 2, di cui uno bianco, ogni numero di volte che vuoi, metti un numero di segnalini valore pari al numero di volte che hai pagato, appunto 1 e 1 bianco, e le creature che controlli prendono più 1 per ogni segnalino valore che ha su lui, quindi anche lui compreso. Bella sta mitica, bruttissima questa comune, e abbiamo però Cradle Guard come The List da Saga di Urza, una uncommon, va bene, non male, soprattutto non male aver trovato una e una due. Quindi, ragazzi, che dire, penso che questo unboxing non potesse andare meglio. Io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, mettere un bel like se questo video vi è piaciuto, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima.